sulla Croasetta a Cannes, dove abbiamo la nostra Laura Delli Colli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, insomma, giornata italiana molto complicata, perché naturalmente c'è molta tensione sul film di Sorrentino. Stamattina i giornali francesi ne parlano bene, con una sola nota, come dire, un po' snob, che è uscita in questi giorni dai Cahiers du Cinéma, ma come poteva non essere un giudizio dei Cahiers quello, diciamo, un po' più critico, più che altro sull'amore che il festival ha per Sorrentino. Uh-huh. Visto che ogni film è già quasi opzionato prima di essere finito in concorso. Ecco, però in quello che ho letto c'è qualche riserva su questo film. C'è qualche riserva da parte di alcuni critici italiani, ma insomma, tanto per parlare di Corriere e di Repubblica, Repubblica oggi lo sanna e Mereghetti invece gli dà un giudizio con molte riserve, più prudente. E quindi, che dire, evidentemente una divisione è ovvio che la susciti, anche perché è un film molto particolare, molto visionario, 2 ore e 20 di film, insomma, comunque diciamo che è un film che nel percorso di Sorrentino è molto molto importante, ma naturalmente come tutti i film suscita qualche riserva. Diciamo che paradossalmente è stato accolto con un giudizio più unanime il film Fuori concorso di Valeria Golino piuttosto che uh-huh. questo qui, però insomma per quanto riguarda il concorso è l'unico film italiano e probabilmente non sarebbe stato nemmeno giusto che avesse diciamo un secondo film aggiunto in concorso, visto che è oggettivamente un film forte e abbastanza inarrivabile dal punto di vista dell'impegno. È piaciuto il film? A me è piaciuto, devo dire che il film ha un finale possibile sul quale sembra quasi ricominciare la storia, quindi forse è l'ultima parte quella su cui ho qualche riserva, ma nel complesso trovo che sia un film molto importante. Tra l'altro insomma, ci sono almeno delle candidature possibili di attori che sono molto forti, nel senso che insomma Servillo, come non dire che è una prova d'attore straordinaria. Ecco, ma insomma, Verdone e la Ferilli come se la cavano? Ma direi molto bene, lei assolutamente in un personaggio che non è il solito, si è messa in gioco anche diciamo in una versione imbruttita, uh-huh. Nonostante poi abbia un meraviglioso spogliarello, uh-huh. che insomma un numero che insomma è anche per un'attrice della sua età affronta con grande disinvoltura e direi che resiste bene alla prova. E per quanto riguarda Carlo, beh insomma forse ogni tanto avere un regista non gli fa male, perché è assolutamente fuori delle sue solite uh-huh. performance. Ecco, anche fisicamente, chi va al cinema in Italia lo può vedere, perché il film è da ieri sera nelle sale. Sì. Insomma, è un Verdone diverso, con un paio di baffi tra l'altro che ne cambiano un po' anche la fisionomia, insomma è curioso. Ecco, molti hanno visto tracce di Fellini, di Scola, quando fece la terrazza. Ma sono dichiarate, sono assolutamente dichiarate, perché questo è un modo per rileggere quel tipo di Roma, quel tipo di salotto, di salottone, diciamo, a dispetto della grande bellezza di questa città, uh-huh. E quindi non è una copia, diciamo, ma è una rilettura ragionata tanti anni dopo. Del resto, se noi andiamo a passare una serata romana, se attraversiamo per caso quel mondo, e anche forse non solo le serate, ma insomma la resistenza a cogliere la bellezza di questa città un po' profanata uh-huh. da questa mondanità a tutti i costi, beh, perché non dirlo, insomma, è evidente che c'è un richiamo forte, ma è quello che vediamo tutti, forse anche noi romani che amiamo Roma, e non solo un napoletano che ci vive un po', come dice Sorrentino, da quando aveva 26 anni. Ecco, il weekend che abbiamo lasciato alle spalle è stato un po' caratterizzato dal film dei fratelli Coen. Ecco. E peraltro bisogna dire una cosa, che attenzione, sì, sui giornali è così, poi qui invece è una grande guerra, perché mai come quest'anno si entra in sala con difficoltà. Cioè ci sono file peggiori del solito e non si lamentino quando vengono a Venezia, perché sinceramente la perfezione del Festival di Cannes quest'anno è messa a dura prova da un sistema di ingressi che evidentemente non funziona, quindi si fanno file di un'ora e mezza, persino su Twitter è un continuo lamentarsi del fatto che si resta fuori.
riesce a entrare solo nei incredibile quotidianisti e hanno un sistema di proiezioni irrecuperabili, quindi questo è stato il grande dato del weekend. Oltretutto le file sotto il diluvio, quindi insomma anche poco gratificanti, visto che non c'erano niente, certo, ma esci forse anche con le ossa rotte. Ecco, oggi mi dicono è il giorno anche del ministro, che è in arrivo, sì, se no già non è arrivato. Arriva tra poco, ha convocato un minimo di incontro di cortesia con la stampa, perciò insomma nel primo pomeriggio, e quindi sarà la sua prima uscita, e del resto è qui per vedere il film di Sorrentino, per partecipare ufficialmente alla proiezione, che è un segno di attenzione forte al film italiano in concorso. Ecco, si parla, c'è qualche indiscrezione su quello che il ministro vorrà dire per fugare è una prima uscita, è una prima uscita, e l'incontro ha un tono informale, non ufficiale, quindi credo che di questo potremo raccontarci magari in un collegamento prossimo, perché non c'è proprio nessun tipo di notizia da anticipare. Ho capito. Credo che sia un incontro abbastanza rituale, insomma c'era un incontro riservato con una serie di produttori dell'ambiente, con i produttori, la solita compagnia di giro. Più o meno è così. Ma anche perché si nota, perché nella diciamo nelle minori presenze che questa Cannes registra, a dispetto di quello che si dice, e poi del fatto che non si riesce a entrare nelle sale, insomma, comunque i soliti noti ci sono, anche perché certo, sono dei soliti noti importanti, quelli non mancano. E quelli non mancano mai. Ecco, che atmosfera c'è a Cannes? La solita ostentata ricchezza? Direi che quel tipo di ricchezza fa parte della Costa Azzurra e di tutto ciò che magari è fuori da testa. C'è molto mercato e forse meno meno attenzione collaterale. Cioè quest'anno per esempio è ovvio, non c'è un grande ricevimento italiano, cioè tutto quello che più o meno si faceva sempre intorno ai film italiani, ma un po' come negli altri film. Forse la cosa più eclatante, a parte le cose fatte dai grandi sponsor che ovviamente investono denaro su cose internazionali, quindi stasera per esempio c'è uno scontro di feste, Bulgari festeggia Cleopatra e gli italiani hanno un brindisi per Sorrentino, che è affidato peraltro ad un partner anche lì. Quindi diciamo che c'è molta austerity, feste come quelle degli scorsi anni se ne vedono poco, tutti molto attenti a non sprecare, tranne qualche eccezione dovuta, che è affidata appunto ai marchi più potenti, tutto qui. Però insomma in generale c'è un'aria meno affollata, anche perché il tempo non ha aiutato. Com'è? Si è stabilizzato o fa sempre variabile, pioggia? Stamattina abbiamo il sole, ma insomma è un po' più fresco, quindi non è certamente una canna che invogli la sera a stare fuori fino a tardi, a meno che non si esca, non dico col cappotto, ma insomma con qualcosa di pesante, anche se poi si vedono le solite eccezioni coloratissime che appartengono a questo mondo, quindi ti domandi come facciano delle ragazze a uscire mezzenude la sera in quel modo, ma naturalmente fa parte del farsi notare che c'è sempre al festival, insomma. Però insomma un festival un pochino più sottotono, questo sì. Grazie Laura, anche meno giro. Grazie a voi, a presto. Grazie a Laura Dellicolli.